Anche oggi il trend è rimasto nella stessa positiva linea, nel senso che continua ad essere in pianura, non ha fortunatamente impennate. Speriamo che adesso inizi a discendere. Mi permetto di sottolineare come la Giunta ha previsto e ha predisposto un finanziamento ai comuni per incrementare, per sostenere con circa 500.000 il lavoro delle polizie locali che possano quindi dedicarsi più intensamente all'attività di controllo. Controllo che avverrà in tutte le zone dei diversi comuni, ma soprattutto nelle vie dove passano i grandi flussi, quindi verso le autostrade, verso le vie di grande comunicazione. E bisognerà cercare di essere particolarmente rigorose durante le festività pasquali, che sono sicuramente un momento durante il quale la nostra gente, il nostro popolo è abituato a fare un po' di festa, andare in giro e a girare. Purtroppo non si può fare quest'anno, bisognerà essere un po' severi. Sui test sierologici, voi immaginate, quando saranno validati, che possano essere disponibili per i cittadini nei laboratori medici, oppure immaginate che si debba andare in ospedale per effettuare il test? Ma questi sono aspetti tecnici che dovranno essere chiesti a chi predisporrà il tipo di esame. Quello che so è che sicuramente si dovrà fare un prelievo ematico, questa è la cosa assolutamente certa. Quindi bisogna poter disporre degli esami nel momento in cui si è sicuri che quegli esami servono, se no rischiano di creare un danno, perché rischiamo di dare via libera magari a qualcuno che è positivo e blocchiamo uno che invece magari è negativo. Quindi io credo che la cautela in questi casi non sia mai sufficiente.